È finita la partita qui a Bergamo, una partita che ci ha consegnato, chissà, forse lo sapevamo anche, un'Atalanta molto più forte in condizione di questa Lazio che ha perso ed è riuscita a perdere praticamente tutti i duelli all'interno del campo. Un primo tempo che si è chiuso senza un tiro in porta della squadra biancoceleste, con due gol realizzati dall'Atalanta, e nel secondo tempo, dopo il terzo gol, forse a causa anche della rinuncia dell'Atalanta stessa, il ritorno di una Lazio che è riuscita a segnare con Ciro Immobile su rigore, a sfilare un gol sempre con Ciro Immobile su un colpo di testa. Troppo poco per una squadra che vorrebbe emulare le gesta della scorsa stagione, una squadra scarica, spenta, con poco talento, con poca fame, con poche idee, che continua ad avere il problema del gol, che sinceramente ci lascia molto attoniti. Le pagelle non sono un granché, comincerei con il 5 a Provedel, il 4 a Lazzari, il 5 a Gila, 5 a Romagnoli, 4 a Marusic, 4 a Guendouzi, Rovella, voto 5, Luis Alberto 4, Isaacsen 4, Castellanos 4 e mezzo, Felipe Anderson 3. Con Ciro Immobile, unico sufficiente, 6, Pedro 5, 4 e mezzo a Pellegrini e 5 a Casale, subentrati, voto molto basso, 4 anche al buon Maurizio Sarri. Sempre forza Lazio, ma così non si va da nessuna parte, dai.